Ciao a tutti e bentornati su Katie and Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto all'inizio video. È una borsa molto semplice e questo è tutto l'occorrente. Innanzitutto avremo bisogno di un fondo quadrato, il mio è da 22 cm e mezzo circa. Poi avremo bisogno del cordino, io utilizzerò questo che è IUTA con questi filamenti viola. Il quantitativo preciso ovviamente ve lo lascio indicato qui in basso. Poi utilizzerò una coppia di manici in bambù fatta in questo modo, della passamaneria, ne ho due tipologie diverse, poi vedrò come sistemarle, ma voi avrete visto già l'anteprima, quindi saprete come poi le andrò a posizionare. Una è con le frange fatta in questo modo, si mette a fuoco, ed una è fatta in questo modo, molto carina. E poi andrò a lavorare questo cordino con l'uncinetto numero 7. Ovviamente voi dovrete adattarlo al vostro filato e alla vostra mano. E nient'altro, tutti i materiali che sto utilizzando sono di tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link qui in alto. E nel box informazioni qui in basso, dove trovate anche tutte le varie info su tutto l'occorrente. Quindi direi di armarci di tutto e di iniziare con il nostro progetto. Ok ragazze, non avevo calcolato che dovevo lavorare le maglie anche nei fori qui, quindi per fare questo procedimento utilizzerò il numero 4. Quindi prendiamo il nostro filato. Ovviamente, se voi state utilizzando un cordino più sottile, dovete regolarvi. Io solitamente, se lavoro un cordino più sottile, utilizzo un uncinetto 3,5 che poi ovviamente utilizzerò per tutta la borsa. Siccome questo filato è molto spesso, non posso utilizzare un uncinetto unico sia per lavorare sul fondo che per lavorare il corpo borsa, perché il 7 non entra nei fori. Quindi, allora, farò il cappietto iniziale. Per comodità mia e parto da uno dei fori sul lungo il bordo. Io partirò da qui per comodità, mi lascio il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nel foro, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassa. È un po' scomodo lavorare questo filo con questo uncinetto in questo modo, ed ho lavorato la prima maglia bassa. Siccome il filato che sto utilizzando è molto spesso, io penso che lavorare una maglia bassa in ogni foro vada abbastanza bene, poi vedremo. Nell'angolo ovviamente andrò a fare sempre l'aumento. Cosa faccio? Punto l'uncinetto nel foro sull'angolo, lavoro una maglia bassa, lavoro una catenella ed un'altra maglia bassa nello stesso punto. Quindi questo è il procedimento che dovrò ripetere ad ogni angolo. Quindi nel foro che si trova esattamente sull'angolo, io vado a ripetere questo procedimento. In questo modo. Poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni foro successivo. Nell'angolo vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi punto l'uncinetto, lavoro una maglia bassa. Una catenella ed una maglia bassa nello stesso foro. E si continua così per tutto il giro fino ad arrivare al primo punto che abbiamo lavorato. Quindi lavoreremo una maglia bassa in ogni foro. Una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nel foro dell'angolo, una maglia bassa nei fori successivi,
una maglia bassa, una catenella di una maglia bassa in questo foro, una maglia bassa nei punti restanti e poi andremo a chiudere il giro. Terminato il giro, cambiamo uncinetto, prendiamo quello che avevamo deciso di utilizzare, io utilizzerò il 7 e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto. In questo modo. Adesso partirò lavorando semplicemente a spirale e farò un ulteriore aumento in ogni angolo. Quindi facciamo una catenella. Lavoro una maglia bassa nel primo punto, non lavorerò questo giro a maglia bassa in costa, ma andrò semplicemente a prendere tutta la maglia, quindi prendo tutta la maglia, tutta la catenella e lavoro una maglia bassa. In questo modo procedo, lavoro una maglia bassa nel punto successivo e nel punto d'angolo, quindi esattamente nella catenella che abbiamo fatto nell'angolo, andiamo a lavorare due maglie basse. Quindi facciamo un aumento. In questo modo e poi procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Sulla catenella vado a lavorare un aumento, quindi due maglie basse. Una maglia bassa in ogni punto sottostante successivo fino ad arrivare alla prossima catenella dove lavoreremo un altro aumento, quindi sempre due maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto successivo, un aumento sulla catenella, una maglia bassa in ogni punto restante successivo fino poi a chiudere il giro. Bene, dopo aver terminato il giro io ho notato che con il 7 faccio un po' di fatica, ho fatto delle prove con l'8, mi trovo meglio a lavorare, sforzo di meno, quindi cambio l'uncinetto. Voi ovviamente prima di partire con il lavoro fate una prova sia con il 7 che con l'8 per capire con quale fate meno sforzo e scegliete l'uncinetto adatto alla vostra mano, quindi io procedo con l'8, tanto comunque ho fatto solo un giro. E vado a chiudere questo giro con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. A questo punto iniziamo la lavorazione del corpo borsa che io lascerò come sempre semplice, anche perché fare un punto elaborato, in questo caso avendo un filo mixato molto colorato, non renderebbe molto. Quindi lasciamo la lavorazione semplice, lavoriamo tutto a maglia bassa, partiamo quindi con una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Se nel vostro caso fosse necessario, potete fare ulteriori aumenti sempre negli angoli. Terminato anche questo giro, io lo vado a chiudere sempre con una maglia bassissima, ma se voi vi trovate meglio a lavorare a spirale, quindi senza chiudere i giri, fatelo tranquillamente mettendo ovviamente il marcapunti nel primo punto e
e continuando a lavorare nello stesso modo, quindi lavoreremo tutta la borsa a maglia bassa e il mio scopo è quello di far venire una sorta di coffa siciliana. Ci proverò, vedremo come riuscirà il lavoro a fine lavoro. Voi l'avete visto già in anteprima, quindi saprete già come sarà il risultato. Io ancora non lo so, ovviamente. Quindi procediamo nello stesso modo, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quindi procederemo lavorando in questo modo per il totale di giri che trovate indicato qui in basso, insieme alla misura in centimetri. Il totale di giri è il totale proprio, quindi partendo da questo primo giro, non quello che abbiamo fatto sul fondo, ma da quello successivo. Quindi qui ne abbiamo fatti tre, questi tre sono inclusi nel totale di giri che vi lascio indicato qui in basso. Quindi raggiungiamo l'altezza che vogliamo dare alla nostra borsa, che può essere uguale alla mia o diversa. In base ai vostri gusti, non è necessario seguire proprio il mio numero di giri totali e poi vediamo come procedere. Nel caso la borsa risulta un po' ondulata, significa che ci sono troppi aumenti, quindi in quel caso dovete rimuovere qualche aumento. Allora, io ho fatto l'aumento sia sul fondo che sul primo giro. Nel caso voi avete problemi con gli aumenti, quindi la lavorazione tende ad ondularsi, significa che ci sono troppi aumenti, rimuovete gli aumenti nel primo giro di maglia bassa, lasciate quelli sul fondo e poi continuate lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante senza fare ulteriori aumenti. Mentre nel caso in cui il fondo si imbarcasse, significa che in realtà gli aumenti non sono abbastanza, quindi in quel caso dovete fare qualche aumento in più. E potete farlo o come l'ho sviluppato io, quindi farli sul fondo, farlo sul prossimo giro, quindi sul primo giro di maglia bassa, e magari il prossimo lo fate sul giro successivo, oppure li fate direttamente sul primo giro di maglia bassa, quindi invece di farne uno per angolo ne fate due, in base comunque alle vostre esigenze. Dovete un attimino capire voi quanti aumenti realmente dovete fare. Quindi, dato questo consiglio, io direi di continuare a lavorare e poi vediamo come procedere con la nostra borsa. Ok, raggiunta la mia altezza, adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto e passeremo al montaggio dei manici. Io lo farò in modo molto semplice, quindi volto il lavoro sulla parte frontale della borsa. La piego così, poi piego il fondo e in questo modo capisco dove più o meno è il centro, dove devo centrare i manici. Quindi nel mio caso sarà più o meno qui e in questo punto andrò a montare i manici. Quindi io mi segno le maglie giusto per rendermi conto, voi potete fare lo stesso piegando la borsa in questo modo e facendo riferimento al centro del vostro fondo. Nel mio caso è molto più semplice perché ho un fondo quadrato, nel caso avete un fondo tondo ovale, comunque dovete capire il centro del fondo. Ok, quindi io mi sono segnata 14 punti, farò lo stesso anche dall'altro lato. Ovviamente in questo caso posso fare riferimento accoppiando il bordo e puntando e marcando comunque il punto frontale. Quindi facciamo lo stesso anche dall'altro lato. Quindi io a questo punto procedo facendo una catenella ed una maglia bassa in ogni punto sottostante fino comunque ad arrivare al primo marcapunti, quindi esattamente qui, e poi dovrò procedere con l'agganciare il manico.
Arrivato a questo punto avvicino il manico e devo andare a lavorare sempre le maglie basse, ma lavorando anche questa piccola sticca di legno. Quindi tolgo il marcapunti, avvicino il manico, punto l'uncinetto nella maglia. Faccio girare il filo su questa parte, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo, passo sempre intorno a questa parte e lavoro una maglia bassa e procederò così fino al prossimo marcapunti. Tolgo il marcapunti e lavoro l'ultima maglia bassa intorno al manico. E a questo punto poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Quindi fino ad arrivare qui, da qui ripeterò lo stesso procedimento, quindi aggancerò l'altro manico. E poi andremo a chiudere il giro. A questo punto, terminato il giro, io vado a tagliare il filo e chiudo con la sola di chiusura. A questo punto la borsa sarebbe pronta, ma noi andiamo a decorarla anche con la pasta maneria qui sul bordo. Quindi ho a disposizione questa con la frangia, e questa con, sembrano tanti specchietti. Ho deciso di posizionare questa con la frangia sulla penultima riga lavorata, in questo modo, e questa di sopra, che copre giusto un po', diciamo, l'attaccatura della frangia, in questo modo. Cioè, mi sembra carino così, però ognuno può fare come vuole, può anche solo inserire la frangia, però solo la frangia non lo so, non mi piace tanto. Quindi io questa la vado a cucire, però penso che volendo si può anche incollare con la colla a caldo, questo non lo so, io preferisco cucirla che almeno sono sicura che resta lì e non si muove.
Ragazzi, una volta applicata tutta la pasta maneria, questa con le frange l'ho cucita, questa lì sopra l'ho incollata con la colla a caldo perché altrimenti mi si vedevano le cuciture. Quindi ho variato un po', sembra che sia fissata bene, quindi nel caso volete applicare entrambe le pasta manerie con la colla a caldo potete farlo tranquillamente. Questo è il risultato finale della borsa, è rimasta una borsa molto grande adatta per il mare, infatti non l'ho né foderata né ho applicato nessuna chiusura, perché comunque ci si mette dentro l'asciugamano, un giornale, qualcosa per il mare e va bene così, però ovviamente se voi volete applicare una chiusura, una cerniera, un qualcosa potete farlo. Nonostante abbia utilizzato un punto base, comunque la borsa resta con un effetto un po' particolare grazie all'Yuta che è doppio colore, quindi è color Yuta e ha il viola in mezzo. Questa è una borsa che si indossa a braccio, non si può mettere a spalla, però se voi preferite le borse a spalla potete anche cambiare i manici, quindi mettere quelli più lunghi da poterla indossare a spalla. Quindi io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato sono di Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link qui in alto e nel box informazioni qui in basso riguardo a tutto l'occorrente per realizzare la borsa. Se il tutorial vi è piaciuto vi invito a condividerlo con tutte le vostre amiche creative e continuate a seguirmi qui su YouTube iscrivendovi al canale cliccando sull'icona che vi compare qui sulla mia foto. Quindi detto questo io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!